Va bene, io inviterei Thomas Fazi che è appena arrivato a entrare. Ciao, ciao. Ciao. Dopo un lungo viaggio, spero che ti sei riposato in treno. Come no? Eccoci qua. Allora, siamo qui riuniti. Quindi la mattinata, diciamo, prosegue con questo nostro ospite gradito, che anche lui ha un ottimo rapporto con la teoria MMT. Per lui è di formazione giornalista, insomma, diciamo professionalmente giornalista, di molte testate, insomma fa diversi interventi, esperto di, possiamo dire esperto, di Europa, mettiamola così, e recentemente ha stretto rapporti e scritto un libro insieme a Bill Mitchell, che se Ivan Invernizzi ha contatti con gli MMT americani, lui invece ha agguantato L'ala sì, australiana. l'ala australiana, quindi noi siamo a metà strada dal punto di vista globale, no? Cioè, quindi siamo un punto di incontro tra queste diverse ali dell'MMT. Hanno appena scritto un libro che in inglese suona Reclaiming the State, e quindi io ora passo la parola a Thomas che ci parlerà delle tematiche, perché noi l'abbiamo invitato in quanto diciamo una persona che ha riflettuto profonditamente Una bottiglia d'acqua. sull'inganno del neoliberismo, e perché quando si parla di Stato si parla appunto di questo. Se noi vogliamo recuperare un ruolo fondamentale allo Stato, dobbiamo avere in mente dobbiamo combattere un'ideologia di fondo che ha negato a questo Stato un ruolo fondamentale nel dirigere l'economia. Lascio a te l'argomento. Ok, grazie Marcello per l'introduzione, grazie a Gian Domenico e agli altri di sottosopra per l'invito a questa rassegna di incontri estremamente interessante e grazie a Ivan per avermi preceduto e mi dispiace di non essere riuscito a sentire quello che hai detto, anche se a grandi linee posso immaginare. Sì, appunto, come diceva Marcello, l'incontro con Bill Mitchell è stato per me illuminante, nel senso che appunto è stato lui. Conoscevo la teoria monetaria moderna, però ovviamente il fatto di riuscire a lavorare a stretto contatto con Mitchell per un anno che ho passato in Australia con lui a fare lavoro di ricerca diciamo, è stato come un concentrato di studi economici. Che altrimenti come dire, avrebbe richiesto anni di studio probabilmente. Il libro nasce da diciamo, una serie di conversazioni fatte tra me e Mitchell davanti a un caffè su diversi argomenti che però poi tornavano sempre a un tema centrale che è la crisi globale della sinistra. E quindi dall'interrogarsi sulle cause di questa crisi. E appunto parlando abbiamo cominciato a elaborare delle idee, delle teorie, insomma, che poi pian piano hanno preso la forma di un libro che appunto si chiama Reclaiming the State, che uscirà in versione italiana credo intorno a ottobre-novembre, se non sbaglio. Appunto, quindi diciamo che se da un lato le ragioni della crisi della sinistra, direi in tutto l'Occidente, ma in particolar modo in Italia, sono abbastanza lampanti e risiedono nel fatto noto che la sinistra ha introiettato sostanzialmente la visione del mondo delle classi dominanti, la sovrastruttura ideologica delle classi dominanti, e quindi tutta una serie di dogmi, di assunti sulla realtà, dall'inevitabilità della globalizzazione alla superiorità della logica di mercato rispetto alla logica del pubblico. L'idea dell'inevitabilità della disoccupazione, di cui penso che abbia parlato anche Ivan, l'idea che l'unica liberazione possibile, al giorno d'oggi sia quella individuale, piuttosto che quella collettiva, e quindi l'attenzione a, diciamo, tematiche, questioni che riguardano, i diritti civili, ma molto meno quelle che riguardano i diritti sociali, e tante altre cose. Il che sostanzialmente porta
la sinistra intendere la sinistra contemporanea intendere la politica non come visioni di società, di modelli economici diversi, ma come gestione del presente all'interno di un modello che è quello dato, che è l'unico modello possibile e non si può cambiare. E alla luce di ciò è la crisi innanzitutto elettorale della sinistra diventa facilmente spiegabile nel momento in cui masse crescenti di persone si rendono conto che il modello attuale non sta funzionando per loro e nel momento in cui appunto la sinistra è quella che sostanzialmente difende lo status quo, è normale che poi le masse, diciamo, di disoccupati, di sottoccupati e così via si rivolgono altrove, spesso a forze di destra che propongono soluzioni reazionarie ma comunque di rottura col presente, con lo status quo. E credo che, diciamo, la parabola della sinistra e poi del centro-sinistra italiano sia veramente sintomatico di tutto questo, e fino ad arrivare, insomma, alla batosta elettorale che ha preso il PD alle ultime elezioni. Poi se il PD sia di sinistra o meno, questo no, potrebbe essere argomento di discussione, ma insomma, diciamo, è inteso come tale dalla maggior parte delle persone italiane, quindi così è. Quindi appunto, se tutto questo è abbastanza ovvio, noi abbiamo cercato di rintracciare le cause più profonde, cioè cos'è che ha portato la sinistra, non solo in Italia, ad adottare, no, una visione del mondo così diversa poi anche da quella della sinistra storica novecentesca. E abbiamo rintracciato le cause, o una delle cause principali, nella mutazione profonda della sinistra di pensare lo Stato, quindi una mutazione profonda della maniera di sinistra di vedere il ruolo dello Stato nella società, nell'economia, e in particolare nell'accettazione dell'idea che lo Stato sostanzialmente non abbia quasi nessun potere, o non abbia più quasi nessun potere di intervento nell'economia, e che quindi l'unica maniera per fare politiche di sinistra o di destra, dal punto di vista della sinistra, per fare politiche di sinistra, è di trasferire le competenze che un tempo erano degli stati a istituzioni, organismi sovranazionali, quali appunto l'Unione Europea, che secondo appunto la vulgata dominante sarebbero le uniche istituzioni oggigiorno in grado di intervenire efficacemente nell'economia, di regolare i mercati e così via. Diciamo, questa è una posizione che ha radici molto profonde. Noi nel libro cerchiamo di rintracciare un po' le radici storiche di questa, di come si è arrivati a questa posizione. E tutti voi riconoscerete che questa è oggi la posizione, diciamo, dominante a sinistra, non solo in Italia, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda il modo di pensare l'Unione Europea l'integrazione europea. E sottolineo, non solo in Italia, cioè, una settimana fa io e Mitchell abbiamo pubblicato sulla rivista americana che si chiama Jacobin, forse alcuni di voi conosceranno, un articolo sostanzialmente pro Brexit, auspicando, diciamo, o proponendo un'analisi, diciamo, pro Brexit di sinistra, e abbiamo subito una sorta di linciaggio virtuale sui social e altrove da parte soprattutto di esponenti della sinistra britannica, che appunto ci hanno accusato di essere, diciamo, dei pazzi, di stare dalla parte degli assassini di Joe Cox, di stare dalla parte dell'UKIP, dei fascisti e così via. E questo per sottolineare che appunto questa è una posizione, cioè l'idea che l'unico orizzonte possibile sia quello europeo oggigiorno, e che chiunque proponga, diciamo, una riabilitazione di alcuni, diciamo, elementi dello Stato nazionale che sono stati persi in Europa è immediatamente additato come un reazionario e così via. Per quanto riguarda, diciamo, le radici storiche di questo pensiero, come dicevo prima, vanno veramente molto molto addietro, ed è importante capire dove nascono, perché altrimenti è anche difficile immaginare come si possa arrivare, diciamo, o convincere certe persone che tale visione non è, diciamo,
non affonda proprio nella realtà, ma è soprattutto ideologia. Ed è una visione che emerge negli anni 70 addirittura, ed è una visione in cui la sinistra ha giocato un ruolo fondamentale. Basti pensare che per esempio il primo governo che dichiara sostanzialmente morto il keynesismo non è il governo della Thatcher, ma è il governo laburista che precede quello della Thatcher, il cui primo ministro nel 76, James Callaghan, fa un famoso discorso alla conferenza nazionale del Partito Laburista, in cui sostanzialmente dice che il keynesismo è una cosa del passato, ormai il mondo sta cambiando e tutta una serie di trasformazioni globali in atto non permettono più di concepire l'economia e la politica come la sinistra l'aveva concepita fino a quel momento, e quindi è arrivato il momento di aprirsi a nuove idee e così via. Di fatto questo portò prima all'adozione di una serie di misure di austerità molto, molto stringenti, che poi di fatto spianarono la strada al governo della Thatcher. E diciamo, poi ci pensò Mitterrand, anche lui esponente della sinistra del Partito Socialista Francese nei primi anni 80, a dare la botta finale sostanzialmente all'idea che lo Stato, all'idea comunque della possibilità della pianificazione economica statale, e quando qualche anno dopo essere stato eletto su una piattaforma radicalmente anticapitalista e socialista, di fatto fa dietro front e adotta anche lui, come aveva fatto James Callaghan qualche anno prima, un programma di austerità fiscale, deflazione salariale e privatizzazioni molto molto pesante. E si potrebbero citare altri esempi, ma questi sono sintomatici, sono particolarmente interessanti perché avvengono così presto. Cioè il governo di Callaghan fine anni 70, il governo di Mitterrand inizio anni 80, quindi siamo agli albori della cosiddetta controrivoluzione neoliberista, che spesso è associata ai governi della Thatcher e di Reagan, ma che in realtà appunto in molte cose è stata anticipata da governi di sinistra o da governi socialisti. E quindi la domanda sorge spontanea: perché governi di sinistra, quando la sinistra era diciamo una sinistra ben più radicale di quella di oggi, hanno di fatto gettato la spugna e hanno accettato in maniera così acritica questa una nuova narrazione che cominciava ad emergere verso la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sull'impotenza dello Stato, sull'inevitabilità della globalizzazione e tutti quegli aspetti che oggi associamo all'ideologia neoliberista e al neoliberismo, anche se al tempo non si chiamavano così. Le risposte sono molteplici, ovviamente era un contesto estremamente difficile quello degli anni 70 e degli anni 80, diciamo la crisi petrolifera, l'iperinflazione, l'inflazione molto alta che si registrava in diversi paesi occidentali, il conflitto distributivo tra capitale e lavoro che era diventato sempre più acceso, e tutta una serie di altri elementi avevano effettivamente messo in crisi il modello keynesiano, che di fatto per 30 anni dal dopoguerra in poi era riuscito comunque a garantire più o meno, e diciamo con esiti molto diversi da un paese all'altro, era comunque riuscito a garantire quello che poi è stato chiamato diciamo un compromesso di classe tra capitale e lavoro, che riusciva a garantire da un lato salari decenti e crescenti ai lavoratori e dall'altro però profitti adeguati ai capitalisti. Questo sistema qua effettivamente entra in crisi negli anni 70. Il problema è che la sinistra finisce per accettare che l'unica soluzione possibile, fatta eccezione per la rivoluzione che insomma nessuno era pronto a fare, che l'unica soluzione possibile fosse di fatto quella proposta dall'establishment. E noi diciamo argomentiamo che questo sia accaduto perché di fatto la buona parte della sinistra si ritrovò priva di tutta una serie di strumenti analitici necessari per capire quello che stava accadendo. Ed è interessante per esempio notare come se uno si va a rileggere quello che scrivevano importanti economisti diciamo dell'area della sinistra, quindi economisti marxisti ma anche keynesiani negli anni 70, si nota una cosa molto interessante, per esempio, che la stragrande maggioranza degli economisti che scrivono nel corso, diciamo, a inizio anni 70, diciamo, ignora quasi totalmente quello, un passaggio storico fondamentale, che era quello diciamo, che,
che è la fine del regime di Bretton Woods nel 71 e quindi il passaggio da diciamo, un sistema a cambi fissi in cui la capacità di emettere moneta è sostanzialmente limitata, determinata dalle riserve auree possedute dallo Stato, a un sistema che è quello attuale di un sistema monetario cosiddetto fiat, in cui la capacità di emettere moneta non è più vincolata né all'oro né ad altri metalli di alcun tipo e quindi è sostanzialmente priva di vincoli tecnici. Se uno si va a leggere i libri degli economisti degli anni 70, nota che effettivamente questo piccolo dettaglio è quasi del tutto assente dalle analisi di tanti economisti. Quindi, per esempio, capita di leggere libri che sono stati anche molto molto influenti nel dibattito a sinistra, come per esempio La crisi fiscale dello Stato, che è un libro pubblicato, scritto da un economista marxista americano, O'Connor, che sostanzialmente diciamo, argomenta la tesi secondo cui di fatto il conflitto distributivo, la crisi del sistema keynesiano, aveva determinato un sistema in cui la capacità dello Stato di regolare l'economia, di redistribuire ricchezza attraverso la spesa pubblica, di fatto era diventato sempre più impossibile, proprio perché, secondo lui, questo dipendeva dalla capacità dello Stato di tassare in maniera crescente i profitti dei capitalisti, che sarebbero stati sempre meno disposti ad accettare livelli di tassazione sempre più alti e che quindi i governi non avrebbero avuto altra scelta che praticare l'austerity. Lui ovviamente criticava l'austerity perché diceva, ovviamente, gli stati, no, diciamo, risolveranno questa contraddizione prendendosela con i più deboli, quindi con i lavoratori. Però accettava l'assunto secondo cui la capacità dello Stato di spendere è determinata dalla capacità dello Stato di tassare, e in particolare, secondo O'Connor, di tassare i profitti dei capitalisti. E questo fu un libro molto molto influente nel dibattito economico del tempo, ma capita ancora ora di sentirlo citato da economisti che ti dicono che appunto quasi intendono, diciamo, a fare un'apologia dell'austerity da sinistra, citando O'Connor e dimostrando come in realtà appunto vi siano vincoli molto pesanti alla spesa pubblica, perché anche oggi, come ieri, come dire, i margini di profitto delle aziende sono piuttosto esigui e quindi, come dire, non è possibile aspettarsi che lo Stato possa spendere di più, perché questo comporterebbe tasse sempre più alte sui capitalisti, che sarebbero disposti ad accettare questa cosa. E se poi a questo aggiungiamo, diciamo, sul fronte keynesiano, che molti economisti keynesiani di fatto furono colti alla sprovvista dalla cosiddetta stagflazione degli anni 70, e quindi dalla simultanea, diciamo, emersione di tassi alti di disoccupazione e tassi alti di inflazione, che era una cosa che la teoria keynesiana, almeno nella sua versione mainstream, non contemplava, perché appunto si sosteneva che c'era sempre un trade-off, che c'era sempre, diciamo, che a tassi alti di disoccupazione tendenzialmente corrispondevano tassi bassi di inflazione e viceversa. Quindi, di fronte appunto all'emergere di questa situazione, da alcuni inimmaginata e imprevista, di fatto molti economisti keynesiani cominciano anch'essi a mettere in discussione tutto l'impianto teorico keynesiano. Non tutti, perché ci furono anche keynesiani al tempo che spiegarono che in realtà una cosa che col senno di poi è abbastanza ovvia, cioè l'inflazione era determinata soprattutto da elementi non interni agli stati ma esogeni, cioè sostanzialmente era un'inflazione importata dovuta alla crisi petrolifera e all'aumento dei prezzi delle materie prime, che quindi esistevano soluzioni, diciamo, alternative alla riduzione dei salari, che era invece l'unica soluzione, no, proposta dall'establishment per curare il problema dell'alta inflazione degli anni 70. Però la maggior parte degli economisti keynesiani, diciamo, furono colti alla sprovvista. Un interessante dibattito in questo senso si verificò proprio in Italia, anche qua, per capire quanto mutazioni che poi diventano palesi solo in un secondo momento in realtà possono avere radici molto profonde. A metà anni 70 ci fu un dibattito molto importante all'interno del BCE, iniziato da un economista
considerato keynesiano anche di sinistra al tempo, che era Modigliani, che sostanzialmente disse, diciamo, per l'unica maniera per far fronte al problema dell'inflazione, dell'alta inflazione dell'Italia di quegli anni e, diciamo, dei problemi della bilancia, relativi alla bilancia dei pagamenti dell'Italia, era quella di ridurre i salari. Ed è interessante osservare come di fatto si organizzò un convegno per discutere questa tesi, da cui, diciamo, in seguito al quale il PC sostanzialmente accettò in toto quasi le proposte di Modigliani, cioè accettò che quella era effettivamente l'unica strada per risolvere il cosiddetto problema, diciamo, del vincolo esterno, che al tempo, diciamo, era inteso nel senso di vincolo della bilancia dei pagamenti, e diciamo, una ricostruzione interessante di questo episodio viene fatta anche da Cesare Atto nel suo libro Sei lezioni di economia, e lui da Barba e Pivetti nel libro La scomparsa della sinistra, e loro fanno un'analisi interessante mostrando come in realtà anche qua c'era un problema teorico all'interno del PC, cioè il PC aveva sempre dato un'importanza relativa all'economia, e quindi, come dire, aveva, quando il modello keynesiano, che considerava l'unico il modello all'interno del quale si muoveva, andò in crisi, si ritrovò privo, diciamo, di strumenti economici capaci di poi criticare le teorie prima monetariste e poi neoliberiste che emersero in quegli anni, e quindi si trovò del tutto spiazzato. E, appunto, in Europa una delle conseguenze di questo cambio profondo di posizione della sinistra nei confronti dello Stato è un cambiamento profondo della posizione dei partiti di sinistra nei confronti del processo di integrazione europeo. Su questo vorrei leggere un paio di citazioni per capire veramente quanto siano cambiate le posizioni della sinistra riguardo al processo, diciamo, di integrazione economica europea, e soprattutto in Italia. Soprattutto in Italia il Partito Comunista, per, diciamo, quasi tutta la sua esistenza, infatti per tutta la sua esistenza, pur cambiando, diciamo, pur ammorbidando la sua posizione nei confronti dell'integrazione europea nel corso degli anni, e diventando sempre più, diciamo, favorevole all'integrazione europea come idea, di fatto mantenne una posizione sempre molto critica nei confronti del processo, almeno l'integrazione valutaria, e vorrei appunto citarvi un paio di passaggi. E questo, per esempio, questo è Nenni, questo, quindi, erano posizioni condivise tanto dal PC quanto dal PSI. No, purtroppo mi dovete scusare, ma non ho le slide. Comunque, questo è un intervento che fa Nenni alla Camera nel 64, quindi un bel po' di tempo fa. È importante, ovviamente, per mettere nel contesto: già al tempo si discutevano progetti, diciamo, di a livello almeno teorico, progetti di federazione europea, di integrazione europea sempre più stretta. E questo è quello che, di fronte a chi proponeva appunto un'integrazione economica sempre più stretta, a chi appunto proponeva uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea, questa, diciamo, è la posizione che sta criticando Nenni, chi voleva costruire già nel 64 uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea. E lui risponde che ognuno si assuma le sue responsabilità senza voti platonici, senza evasioni sul giardino d'infanzia delle illusioni federaliste. Apriamo una carta geografica. Onorevoli colleghi, cos'è l'Unione Europea di cui parlano Churchill, De Gasperi e altri? È la Germania alla testa dell'Europa. Il federalismo non è purtroppo una soluzione, ma un'evasione, è una fuga nell'astratto. Dobbiamo perciò avere il coraggio di prendere le nostre decisioni senza evadere dal reale nell'irreale. La decisione che noi proponiamo è di organizzare il paese in libera democrazia autonoma. E potrei citare, diciamo, tante citazioni di questo tipo. Quindi la posizione, diciamo, buona la sinistra italiana, almeno fino, diciamo, agli anni 80, ha ben chiara l'importanza
del ruolo dello Stato, l'importanza della necessità dello Stato per agire in primis, per fare politiche in primis, diciamo, favorevoli alle classi subalterne che dovrebbe rappresentare la sinistra, ed era anche molto consapevole di che cosa, di quali erano le reali finalità del processo di integrazione europea di cui si parlava già al tempo. E poi appunto questa posizione poi appunto cambia molto profondamente nel corso degli anni Ottanta, e anche nel PC, ma soprattutto cambia nei partiti socialisti. E questo è facilmente comprensibile, perché nel momento in cui la sinistra accetta che lo Stato è praticamente impotente, quindi lo Stato non ha la capacità di intervenire nell'economia e quindi di fare politiche di sinistra, è naturale che la sinistra sia arrivata alla conclusione che trasferire competenze appartenenti ai singoli stati e a istituzioni sovranazionali fosse l'unica maniera per fare politiche di sinistra, per intenderci. Credo che molti credevano, erano in buona fede quando sostenevano questa cosa, cioè ci credevano veramente. E infatti non è un caso che, diciamo, la fase finale, quindi, del processo di integrazione europea, quindi la creazione dell'Unione Monetaria, sia di fatto figlia della sinistra. Cioè, è stato, l'euro è figlio di Jacques Delors, che era stato ministro dell'economia sotto Mitterrand, quindi ritorna Mitterrand, e che poi dall'85 al, mi sembra, 95 è presidente della Commissione Europea, ed è sotto la sua presidenza che vengono, diciamo, che tutto il processo finale di integrazione europeo subisce un'accelerazione pazzesca, prima con la creazione del mercato unico nell'86 e poi con Maastricht, che come sappiamo bene pone le basi dell'unione monetaria. E fu veramente un progetto, cioè, in buona parte concepito e perseguito da Jacques Delors, che quasi da solo convinse poi un po' tutti gli altri politici a seguirlo in questa, diciamo, in quello che appunto Nenni definirebbe in questo volo pindarico che era la creazione dell'Unione Monetaria. E quindi questo è un po' quello che avviene per quanto riguarda, diciamo, l'atteggiamento della sinistra nei confronti dello Stato e del processo di integrazione europea nel corso degli anni 70, 80 e 90, grandissime linee. E ci sono solo due gli elementi che si possono ravvedere. Il primo è che si è trattato, e due elementi paradossali secondo me, il primo è che si è trattato di una sorta di profezia che si è autoavverata, cioè sostanzialmente la sinistra nell'accettare l'idea che lo Stato ormai non aveva più nessun potere di intervento nell'economia ha di fatto perseguito tutta una serie di politiche che hanno limitato la capacità dello Stato di intervenire nell'economia, la classica quindi profezia che sia autoavvera. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che se, come dicevo prima, diversi esponenti della sinistra a quest'idea della morte dello Stato, della fine dello Stato nazionale, ci credevano sinceramente, e quelli che diciamo i nemici di classe della sinistra, quindi le classi dominanti, non avevano una visione ben meno idealista, nel senso che le finalità per le quali le classi dominanti poi hanno appunto promosso un processo di denazionalizzazione, de-sovranizzazione degli stati a favore di processi e di organismi sovranazionali è ben meno idealistico di quello della sinistra, e credo che vada inquadrato sempre all'interno di quella crisi del sistema keynesiano di cui parlavo prima, crisi che però era sì economica, ma era anche politica, cioè, nel senso che in quegli anni effettivamente le aspettative crescenti di larghe fette della popolazione e, diciamo, delle masse lavoratrici, dei sindacati, di aspettative di vita crescenti, poneva, diciamo, le classi dominanti, le cosiddette elite, sotto una crescente pressione, che di fatto venne definita in un rapporto della Trilateral Commission di metà anni 70, la crisi della democrazia. E, crisi della democrazia che appunto veniva intesa dall'establishment come eccesso di democrazia,
Cioè ci si rendeva conto che effettivamente si era verificato quello che l'economista polacco Kalecki negli anni 40 aveva definito il paradosso del pieno impiego. Kalecki aveva detto che il pieno impiego determinerà non solo problemi di, diciamo, più che problemi di carattere economico, determinerà problemi di carattere politico, nel senso che il crescente potere contrattuale dei lavoratori determinato dal regime di pieno impiego di fatto prima o poi inviterà una reazione da parte dei capitalisti che non accetteranno il crescente potere politico ottenuto dai lavoratori grazie ai tassi di disoccupazione molto bassi generati da quel sistema. E questo è esattamente quello che si verifica, cioè se uno si va a leggere il rapporto della Trilateral, la crisi della democrazia, c'è scritto nero su bianco, c'è scritto che quel sistema lì aveva determinato un coinvolgimento eccessivo delle masse nella politica, un'eccessiva pressione da parte, diciamo, del basso nei confronti delle elite, nei confronti delle istituzioni politiche e democratiche, tali da necessitare una reazione di qualche tipo. Reazione che, come dice la filata, deve essere sì economica, nel senso che dobbiamo cercare di ridurre il potere contrattuale dei sindacati, dobbiamo ridurre il potere dei lavoratori, e questo era pacifico, ma per la Trilateral era altrettanto importante, se non più importante, ridurre la capacità dei lavoratori di partecipare alla vita politica e dunque economica dei paesi. E la soluzione proposta è molto semplice: secondo la Trilateral l'unica soluzione era quella di spoliticizzare progressivamente i processi decisionali. Spoliticizzare che vuol dire? Vuol dire recidere progressivamente il legame tra, diciamo, i meccanismi decisionali, i meccanismi della democrazia parlamentare, dalle decisioni macroeconomiche, e questo limitando quindi la capacità dei cittadini di poter influenzare le politiche macroeconomiche attraverso i processi elettorali sostanzialmente. E questo viene fatto attraverso una serie di misure in tutto l'Occidente, non solo in Europa, e la spoliticizzazione prende varie forme che vanno dalla creazione, dall'indipendenza formale delle banche centrali dai governi. Quello è un passaggio cruciale che avviene in quasi tutti i paesi occidentali nel corso degli anni 80, ma lo stesso si può dire della liberalizzazione dei movimenti di capitale, che di fatto limita seriamente la capacità degli stati di intervenire nell'economia, di praticare in autonomia la propria politica monetaria, e l'adozione di trattati commerciali, bilaterali e multilaterali che prevedono, come dire, tanto per fare un esempio, organismi, tribunali indipendenti che possono intervenire qualora un investitore ritenga che una certa politica statale nuoccia alle possibilità di profitto di quello Stato, e così via. E quindi tutti i processi che vanno di fatto a limitare la capacità della gente di intervenire, di influenzare il processo, diciamo, le politiche macroeconomiche attraverso il processo politico. In Europa questo processo viene portato alle sue più estreme conseguenze, ovviamente mi riferisco alla creazione della moneta unica, dove di fatto si fa un'operazione senza precedenti nella storia, cioè di fatto si privano tutta una serie di stati, o meglio, tutta una serie di stati volontariamente si privano di quella che storicamente era sempre considerata, insomma, da chi è intellettualmente onesto lo è ancora, di quella che era sempre stata, diciamo, una delle prerogative, se non la prerogativa fondamentale di uno Stato sovrano, quindi la capacità di emettere moneta. E penso che il giudizio più lucido su questo lo diede l'economista britannico Wayne Godley nel 92, quando anche nel Regno Unito si dibatteva se l'Inghilterra doveva entrare o meno nella moneta unica. Lui fece un articoletto anche breve, perché era uno che andava subito al punto, sulla London Review of Books, su Maastricht, in cui sostanzialmente disse, diciamo, io spiegò anche ai politici forse che, diciamo, la capacità di emettere moneta, la capacità di fare ricorso alla propria banca centrale per finanziare la spesa pubblica è l'aspetto fondamentale di uno Stato indipendente, e che rinunciare a quel potere
di fatto vuol dire ridursi allo stato, diciamo, parole testuali di Windosley, ridursi allo stato, diciamo, di un ente locale, quindi di un comune o di una regione o addirittura di una colonia. E direi che col senno di poi è innegabile che Godwin ci avesse visto bene. E quindi l'euro, diciamo, la creazione della moneta unica, almeno per come la vediamo noi nel libro, è l'esempio più estremo di, appunto, snaturamento dello Stato, di quello che chiamiamo desovranizzazione e denazionalizzazione degli Stati, ed è un processo che è stato sì economico, ma anche e soprattutto politico. E anche qua, diciamo, l'Italia è veramente una cartina di tornasole, e per diversi motivi, nel senso che da un lato l'Italia era considerato dall'establishment negli anni, diciamo, fine anni 70, inizio anni 80, e forse il paese più incompatibile con, come, il modello economico neoliberale che cominciava ad emergere in quegli anni, nel senso che l'Italia era un paese con una fortissima presenza dello Stato in economia, con uno Stato estremamente interventista, in cui i sindacati avevano comunque un grande potere relativo, e tutta una serie di altri elementi. E quindi, dal punto di vista, come dire, dell'elite, dell'establishment, era visto come il paese che bisognava più di qualunque altro di un progetto di riforma radicale del sistema economico italiano. Ed era altrettanto chiaro, almeno, diciamo, a chi tirava le fila della politica e dell'economia al tempo, che l'Unione Europea era lo strumento per poter trasformare o trasfigurare l'economia italiana. E appunto la spoliticizzazione andrebbe intesa anche in questo senso, cioè la spoliticizzazione non è semplicemente un modo per isolare banalmente le politiche dagli elettori, ma è anche uno strumento molto, molto efficace per le singole elite nazionali per imporre politiche impopolari che altrimenti sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, implementare, nel senso che la spoliticizzazione ti permette di fatto di addossare la responsabilità di tutta una serie di politiche a organismi, istituzioni internazionali esterne allo Stato, e questo è il famoso ce lo chiede l'Europa. In questo senso qua l'Europa diventa uno strumento, cioè andrebbe inteso non tanto come, in maniera anche, diciamo, semplicistica, fanno alcuni esponenti politici, come questo Moloch che impone le politiche all'Italia, inteso, no, come uno Stato organico in cui tutti abbiamo gli stessi interessi, ma è piuttosto lo strumento attraverso, diciamo, una parte del paese è in grado di imporre alcune politiche in maniera molto più facile di quanto non farebbe se quella classe politica fosse direttamente responsabile di quelle decisioni. È chiaro che poter addossare la responsabilità di una certa decisione impopolare alla BCE, alla Commissione Europea o a qualcun altro è uno strumento molto efficace nelle mani delle stesse elite nazionali. E questo, diciamo, è quello che un politologo e storico, Edgar Grande, ha definito il paradosso della debolezza. Cioè, attraverso i processi di spoliticizzazione e di desovranizzazione, formalmente i leader politici sembrerebbero diventare più deboli, perché effettivamente si privano di tutta una serie di strumenti nell'economia, ma allo stesso tempo, proprio perché questo gli permette di addossare la responsabilità di decisioni che loro comunque avrebbero voluto prendere addosso ad altri, diventano paradossalmente più potenti. E questo era molto chiaro ai politici del tempo, e in particolare a il politico, diciamo, di fine anni 80 e inizio 90, che è Guido Carli, che appunto era stato negli anni 60 e 70 governatore della Banca d'Italia e che poi dall'89 al 92 è il ministro del tesoro nella fase cruciale delle negoziazioni che poi portano a Maastricht. E lui, nelle sue memorie, lo dice in maniera estremamente candida, cioè lui dice, spiegando come appunto l'Europa fosse lo strumento attraverso il quale neoliberalizzare l'Italia, dice: l'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, l'abbandono della pianificazione economica, la ridefinizione delle modalità di ricomposizione della spesa e una restrizione dei poteri delle assemblee parlamentari a favore dei governi e il ripudio del principio della gratuità diffusa con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale, l'abolizione della scala mobile,
la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abbandono di comportamenti inflazionistici da parte dei lavoratori, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati e tariffe, e va avanti, insomma. E tutte queste cose sono avvenute. Quindi Carli, come dire, aveva ben chiaro che la maniera per, come dire, attuare una vera e propria rivoluzione conservatrice in Italia, che poi è quello che è successo dagli anni 90 ad oggi, a mio avviso, sarebbe stato possibile solo attraverso, come dire, il vincolo esterno dell'Unione Europea e poi dell'Eurozona. E, cerco un po' di stringere, anche se ci sarebbe tantissimo da dire. E questo ci porta nella situazione in cui siamo oggi, in cui di fatto paesi come l'Italia e non solo, quindi i paesi della periferia dell'Eurozona, sono di fatto delle vere e proprie colonie finanziarie che è quasi eufemistico definire democrazie. In un certo senso questa può essere considerata la rivincita, quello che è accaduto anche all'ultima tornata elettorale, quindi il crollo, diciamo, del blocco politico, di quello che possiamo definire l'establishment politico che ha governato l'Italia per l'ultimo quarto di secolo, è quella che poi, secondo me, si potrebbe definire la vendetta della spoliticizzazione. Cioè, se per un certo periodo privarsi di una serie di poteri è stato funzionale alle finalità dell'establishment politico ed economico, soprattutto fin tanto che il sistema europeo era in grado di garantire anche tassi di crescita per quanto minimi e livelli di disoccupazione non da bomba sociale, e adesso che, soprattutto, diciamo, negli ultimi 10 anni, tutte le contraddizioni dell'architettura europea sono emerse, quello stesso establishment che aveva scelto tempo addietro di privarsi di tutta una serie di strumenti, adesso si trova privo proprio degli strumenti che gli sarebbero necessari banalmente per garantirsi il consenso. Cioè, le negoziazioni estenuanti di Renzi con la Commissione europea per ottenere un minimo di flessibilità fiscale per, no, fare il regalino preelettorale degli 80 euro sono veramente la cifra di questo paradosso. Cioè, oggi, quando le contraddizioni economiche di questo sistema sono diventate evidenti, lo stesso establishment della periferia si ritrova privo, diciamo, degli strumenti necessari per governare. E quindi siamo in una situazione paradossale che ovviamente non può reggere, questo è evidente, cioè, nel senso, l'Eurozona ormai è non solo in piena crisi economica, ma è in piena crisi politica. E questo perché appunto anche la vecchia tattica della spoliticizzazione non funziona più, cioè fare costantemente appello ai vincoli esterni, alle regole dell'Eurozona, a quello che potrebbe fare la BCE, a quello che potrebbero fare i mercati, cioè quella forma di terrorismo psicologico che abbiamo visto all'opera nel 2010-2011 e che poi di fatto ha portato la gente quasi ad acclamare l'arrivo di Mario Monti come se fosse il salvatore della patria, oggi non funziona più. L'abbiamo visto prima del referendum costituzionale di Renzi, quando appunto da Confindustria in giù tutti preannunciavano, diciamo, cataclismi finanziari inenarrabili se non fosse passato il referendum. Ovviamente non è successo nulla di tutto ciò. L'abbiamo visto anche all'estero, l'abbiamo visto prima della Brexit e l'abbiamo visto prima delle elezioni italiane, in cui, diciamo, l'establishment, per cercare di frenare, no, i cosiddetti populisti, ha fatto ricorso alla vecchia tattica di sempre, dicendo: no, quei programmi non sono finanziabili, non ci sono i soldi, ci sono i vincoli europei e così via. Ecco, il risultato elettorale ha dimostrato che la gente a questa storia qua, diciamo, non ci crede più, cioè non è più disposta ad accettare sacrifici in nome di vincoli esterni, regole decise arbitrariamente da chissà chi e così via. Quindi, come dire, una piena crisi, siamo in piena crisi, quella che Gramsci definirebbe piena crisi organica del sistema istituzionale europeo di cui l'Italia fa parte. E questo, appunto, ovviamente, diciamo, altrove le contraddizioni sono emerse con ancora più evidenza, basti pensare alla Grecia nel 2015, ci ricordiamo tutti cosa è successo. E appunto la crisi della spoliticizzazione è anche la crescente consapevolezza della gente del fatto che
l'idea che lo Stato non abbia più nessun potere comincia a convincere sempre meno. Cioè, sempre meno gente si sta rendendo conto, per esempio, l'idea della BCE, che per esempio garantisce il nostro debito pubblico e ci salva da un'eventuale crisi, da un eventuale default, è una grandissima baggianata. Semmai è l'esatto opposto. Cioè, ormai, ed è interessante notare come ormai anche esponenti del mainstream cominciano a riconoscere, a dire apertamente, per esempio quello che è successo nel 2011. Luigi Zingales, forse alcuni di voi conoscerete, che è un ultra neoliberista dell'Università di Chicago, ha fatto un articolo molto interessante su Foreign Policy, in cui sostanzialmente dice ragazzi, è vero che la BCE è intervenuta poi nel 2012 per porre fine alla speculazione, ma perché ha aspettato così tanto? Ha aspettato così tanto, scrive Zingales, perché permettere agli speculatori di fare il loro lavoro era una maniera per far sì che gli stati implementassero tutta una serie di misure di, diciamo, consolidamento fiscale, come lo chiamano loro, che altrimenti non sarebbero state possibili. Quindi, no, anche qua, no? Il potere della spoliticizzazione, no? Tutti privi di un potere, che è il potere di battere moneta, e poi questo è quello che permette anche alle elite nazionali di dire dobbiamo fare austerità perché altrimenti i mercati ci mangiano. Ecco, quindi ormai, diciamo, però questo sta avvenendo a galla, cioè, diciamo, la gente sta cominciando a rendersi conto del trucco, e quindi è in corso un processo, una domanda almeno di ripoliticizzazione dei processi economici. Cioè, la gente cioè lo slogan della Brexit, take back control, tanto ridicolizzato dai liberal, no? Invece esprime una domanda profonda di democrazia e di voler decidere sui propri destini, sui propri destini collettivi, nazionali, perché, diciamo, la democrazia ad oggi esiste solo diciamo, a livello nazionale. Questo sarebbe un altro argomento interessante di conversazione, e lo vediamo anche in Italia, secondo me. Cioè, la gente ha ignorato e continua ad ignorare i richiami al fatto che non ci sono i soldi in nome di un cambiamento più o meno reale, più o meno, diciamo, auspicabile, ma comunque un cambiamento radicale, a dispetto di tutti i vincoli esistenti. E quindi a questo punto ci troviamo di fronte a un bivio, e il bivio è, diciamo, di fronte alla separazione del livello democratico, cioè del livello in cui la gente va a votare, elegge i propri rappresentanti, e il livello macroeconomico, il livello delle decisioni economiche, che oggi è sovranazionale e quindi separato dal livello nazionale. È chiaro che questo paradosso qua sta esplodendo e non può reggere ancora più di tanto. Le soluzioni sono due e sono banali. Cioè, o uno riporta il livello, diciamo, delle decisioni democratiche a livello delle decisioni economiche, quindi spesso si sente dire, si democratizza l'Europa, o si fa il contrario, cioè, si riporta a livello, diciamo, della democrazia nazionale tutta una serie di competenze economiche e macroeconomiche che gli sono state tolte. E, diciamo, sulla prima ipotesi, come diciamo, chi un po' mi conosce sa, io sono molto scettico, cioè non credo che ci siano assolutamente, diciamo, i margini per una riforma progressista, democratica dell'Unione Europea, in direzione di uno Stato federale, per mille motivi, ma, diciamo, ne cito due. Uno è il fatto che una riforma dei trattati implicherebbe l'unanimità di tutti i Paesi membri, e quindi, come dire, i quasi 30 paesi dell'Unione Europea dovrebbero di fatto mettersi d'accordo su una proposta di riforma, che dovrebbe essere la proposta di riforma, una proposta di riforma che poi ci piace, quindi una riforma progressista, e per usare un termine, insomma, però, insomma, ci siamo capiti, e piuttosto che una riforma conservatrice e reazionaria come quella che è invece in corso al momento, che è quella proposta, diciamo, da Macron e da altri. Che di fatto consiste nel togliere quel minimo di autonomia fiscale che è rimasta agli stati e centralizzare ancora di più il potere a livello, diciamo, a livello europeo, in cambio veramente di mancette. E poi per la Germania, che continua a essere l'ostacolo principale a qualunque riforma, diciamo, di carattere, diciamo, keynesiana
dell'Eurozona per il semplice fatto che le elite monetarie e politiche tedesche hanno ripetuto all'infinito che loro non credono in, diciamo, forme di in politiche economiche di carattere keynesiano, non vogliono trasferimenti fiscali tra le regioni e i paesi più ricchi verso quelli più poveri, e l'hanno detto in tutti i modi, cioè, e lo dicono da 30-40 anni. Queste sono posizioni estremamente radicate, diciamo, nel pensiero dell'establishment monetario politico tedesco, che richiederebbero appunto una rivoluzione innanzitutto in Germania per essere superate. Quindi parliamo veramente di ipotesi impossibili, e l'ha dimostrato anche l'ultimo, diciamo, l'ultima grande coalizione che è nata, in cui tanti riponevano molte speranze, perché dicevano, no, perché i socialdemocratici hanno un po' più di potere di quanto non avevano nella grande coalizione precedente in Germania. In realtà, diciamo, il ministro delle finanze tedesco, socialdemocratico, che quindi ha sostituito il falco odiatissimo Schäuble, ha detto: la mia politica si manterrà totalmente nei binari delle politiche economiche iniziate da Schäuble, e anzi, diciamo, cercheremo di fare una politica ancora più restrittiva di quella fatta da Schäuble in Germania. Questo credo che dovrebbe, diciamo, riportare un po' tutti quei piedi per terra sulla capacità, diciamo, di convincere i tedeschi a proposte di riforma dell'Eurozona che, diciamo, non hanno nessuna possibilità di passare in Germania. E quindi per me, diciamo, l'unica strada rimane la seconda. È l'unica strada, che non vuol dire ritorno alla Turchia, non vuol dire ritorno all'Ottocento, però vuol dire rimettere alcune decisioni, soprattutto la politica monetaria e la politica fiscale, nelle mani degli stati. Questo non va assolutamente, diciamo, non è assolutamente in contraddizione con politiche di cooperazione internazionale, anzi direi che le favorirebbe. Cioè, uno dei paradossi dell'Unione Europea è che appunto questa cosa che doveva, no? Questa in teoria doveva essere un'unione dei popoli, ha finito per dividere i popoli. E questo per un motivo molto semplice, cioè, diciamo, sistemi economici sovranazionali tendono a cristallizzare e anche a esacerbare quelli che sono i rapporti di forza. Quindi, diciamo, la Germania, non a caso, è diventata sempre più potente attraverso, diciamo, il sistema dell'unione monetaria. Gli stati della periferia sono diventati sempre più deboli, e la divergenza aumenta sempre di più. Quindi, appunto, un sistema che apparentemente, no, intuitivamente dovrebbe essere auspicabile, perché non mettiamo tutte le risorse insieme, cerchiamo di agire come un organo collettivo unico, non funziona. Al contrario, rimettere gli stati nella capacità di poter migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di poter rispondere alle domande dei cittadini sarebbe propedeutico anche per forme di cooperazione, di coordinamento internazionale. E per fare questo bisogna, appunto, e qui chiudo, accettare, prendere atto del fatto che non è vero che lo Stato oggigiorno ha perso potere ed è del tutto impotente nei confronti dei mercati, nei confronti della finanza, nei confronti delle multinazionali, ma rendersi conto che in realtà è l'esatto opposto, che a dispetto della narrazione globalista che ci propinano da anni, gli stati continuano ad essere, diciamo, il nucleo centrale della politica economica. Cioè, l'idea, no, avanzata da Tony Negri qualche tempo fa, secondo cui il capitalismo mondiale andava verso una sorta di, no, capitale sovranazionale che agiva al di sopra degli stati e che quindi sarebbe riuscito a imporre il proprio volere agli stati, si è rivelata una fantasia di Negri. In realtà oggi quello che vediamo è che i capitali sono ancora profondamente legati ai loro stati di appartenenza. Il capitale ha ancora bisogno dell'intervento statale per poter operare, e quindi il rapporto è invertito. Cioè, tutt'oggi è il capitale che ha bisogno dello Stato, non viceversa. E lo vediamo, si sente spesso parlare, no, dell'onnipotenza dei mercati finanziari. In realtà, se andiamo a vedere, diciamo, i fatti, vediamo che da 10 anni a questa parte sono le banche centrali che di fatto tengono in vita artificialmente i mercati finanziari con le politiche di quantitative easing. Abbiamo visto dopo la crisi che banche, ma non solo banche, anche istituzioni non finanziarie hanno richiesto interventi statali enormi solo per sopravvivere.
il capitale ha bisogno che lo Stato, diciamo, ha bisogno dello Stato per imporre qualunque politica, che sia, diciamo, dalla deregolamentazione dei mercati del lavoro al abbastonare i lavoratori quando protestano. Cioè, lo Stato rimane comunque un'istituzione centrale per, diciamo, lo svolgimento della politica economica, e anzi vediamo che quello che leggiamo sui giornali cos'è se non una forma di rinazionalizzazione delle politiche. Cioè, gli scontri che stanno emergendo sempre più potenti tra Germania, Stati Uniti, ma anche potenze emergenti come la Cina, sono scontri tra capitale nazionale. E quindi lo Stato rimane un'istituzione centrale e, diciamo, e qui veramente chiudo, diciamo, il rovescio di questa cosa qua è che se oggi lo Stato, diciamo, si fa portatore unicamente degli interessi, a differenza di prima quando mediava, con mille limiti, ma cercava di mediare tra gli interessi del lavoro e quelli del capitale, oggi fa unicamente gli interessi del capitale. Però la centralità dello Stato vuol dire anche che lo Stato potrebbe essere utilizzato per fare politiche differenti, e in questo, diciamo, gli insegnamenti della teoria monetaria moderna, proprio perché ci fanno capire quali sono le reali potenzialità di uno Stato che dispone, diciamo, della propria sovranità monetaria, sono fondamentali per rendersi conto che in realtà ovviamente nessuno Stato, neanche il più potente, è onnipotente. Esistono dei vincoli oggettivi dettati da tutta una serie di elementi, ma i margini di manovra, di intervento nell'economia di uno Stato sono molto molto più ampi di quelli che ci raccontano. E quindi non c'è nessun vincolo, per esempio, all'implementazione di un programma di lavoro garantito come quello di cui parlava prima Ivan. Non ci sono vincoli reali. Sarebbe la rivoluzione? Non lo so, senz'altro parliamo di una misura che migliorerebbe immediatamente le condizioni di vita di milioni di persone. Mi sembra una misura abbastanza radicale, per il quale non c'è nessun vincolo reale, tecnico. E di esempi di questo tipo se ne potrebbero fare tanti altri. Non esiste nessun vincolo nel riportare, per esempio, alcuni aspetti produttivi che sono stati delocalizzati negli anni all'interno di un certo paese. Anche qua Trump ci sta sulle palle a tutti, ma Trump ha dimostrato come se sveglia una mattina e ha detto: no, quella fabbrica che volete fare in Messico non la fate, la fate in Michigan, non so dove, perché sennò vi stratasso. Due giorni dopo hanno detto: vabbè, ok, abbiamo una fabbrica in Michigan. Cioè, nel senso, poi uno dice: vabbè, gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, ma in realtà anche negli Stati Uniti per anni si è raccontata l'idea, si è alimentata l'idea che lo stesso Stato americano non aveva nessun potere, non poteva fare nulla contro le delocalizzazioni che sono, diciamo, un fatto inevitabile e naturale della globalizzazione. È servito Trump per dimostrarci che anche questa era una grandissima baggianata. Così come lo Stato potrebbe riportare sotto controllo la finanza e tutta una serie di altre cose, e cose, tutte cose che non è vero che si possono fare solo a livello sovranazionale, ma anzi si possono fare a livello nazionale. Non si può fare tutto, ma molte cose si possono fare anche a livello nazionale. Il mio coautore Bill Mitchell ama sempre ricordare l'esempio dell'Islanda, paese, perché appunto si dice sempre: no, diciamo, quando uno cerca di argomentare, no, il potere dello Stato, arriva sempre chi ti dice: no, sono tutte eccezioni, gli Stati Uniti sono un'eccezione perché sono il paese più potente del mondo, quella è un'altra eccezione, la Cina è un'eccezione perché non c'è la democrazia. Però abbiamo anche esempi di paesi estremamente piccoli, come l'Islanda, che in seguito alla crisi finanziaria si sono ritrovati con le banche esposte per, non so, 10 volte il PIL nazionale, una cosa pazzesca. Fanno quello che quasi nessun altro ha fatto, cioè fanno fallire le banche, ma soprattutto decidono di imporre controlli di capitale e quindi di mantenere nel paese una quantità significativa di denaro investito, tra l'altro, da fondi di investimento speculativi americani, proprio per evitare una svalutazione eccessiva della moneta e così via. Quindi abbiamo l'esempio di un paese, diciamo, estremamente piccolo, estremamente debole, che però riesce in seguito alla crisi finanziaria, a fare politiche alternative rispetto a quelle, diciamo, proposte dall'establishment, e a uscirne molto meglio di chi invece
come noi e come tanti altri, ha seguito quello che ci diceva di fare la BCE, la Commissione Europea, il Fondo Monetario, un po' di meno, da un altro discorso. E niente, insomma, questo è quanto. Nel libro cerchiamo di appunto, una prima parte di analisi, una seconda parte di proposte concrete su quello che secondo noi potrebbe fare uno Stato oggi. E niente, insomma, cioè, ho già parlato troppo, quindi benissimo. Allora, intanto molte grazie per... io posso dire che, a proposito dello Stato, tu giustamente parlavi del fatto che il grande capitale cosiddetto globalizzato ha bisogno dello Stato. Lo Stato esiste ancora, non è morto, ed è al servizio del grande capitale. Questo mi ricordava quello che diceva il vecchio Marx nell'Ottocento, cioè nell'Ottocento lui accusava lo Stato di essere il comitato d'affari della borghesia e di lottare, quindi lui aveva questa concezione dell'evoluzione della storia come determinata dallo scontro fra classi. Lo Stato era alleato con la borghesia per lo sfruttamento delle classi subalterne, che all'epoca si chiamavano i proletari, eccetera, eccetera. Lo Stato del Novecento è stato inventato perché è uno Stato diverso da quello che avevamo nell'Ottocento, che somiglia molto a quello che, a cui il grande capitale tende oggi. Cioè oggi si tende a uno Stato ottocentesco, uno Stato che mantiene l'ordine e che fa gli interessi dei potenti, sostanzialmente. E lo Stato sociale, lo Stato che fa politica industriale, è stato inventato già un pochino nell'Ottocento. Per esempio lo Zollverein, che ha determinato l'unificazione tedesca, è una misura, diciamo, sostenuta dallo Stato, il protezionismo. Ma lo Stato sociale, quello che eroga le pensioni, quello che provvede ai servizi sociali che i privati non possono provvedere, a cui i privati non possono provvedere, quello che adotta il principio della gratuità, l'universalismo di certi servizi come la scolarizzazione, come la sanità, è stato inventato nel Novecento ed è stato uno Stato, un'invenzione che noi, come ha giustamente descritto, raccontato Thomas, oggi come oggi la vediamo in forte crisi per tutte le ragioni che abbiamo visto, però è qualcosa che noi probabilmente siamo ancora in grado di recuperare. La scuola pubblica esiste ancora, la sanità pubblica in Europa esiste ancora, quindi non è tutto distrutto. E poi non solo, noi siamo in una posizione anche avvantaggiata rispetto alle leadership che ci hanno portato poi lo Stato sociale negli anni 30, cioè noi lo Stato sociale l'abbiamo conosciuto, loro non lo conoscevano, quindi per loro c'è stato uno sforzo di immaginazione molto più difficile di quello che noi abbiamo davanti. Noi qui abbiamo, diciamo, il sottotitolo di Sottosopra è strumenti anche per immaginare il futuro. In realtà per immaginare il futuro non è che ci voglia molto, visto che il futuro l'hanno immaginato egregiamente persone che ormai fanno parte del passato. Ovviamente va riadattato un po' tutto, perché i tempi cambiano, le tecnologie cambiano, le esigenze sociali cambiano, tutto quanto. Quindi questo semmai è lo sforzo di immaginazione che ci serve. Però, caspita, lo Stato sociale è qualcosa, è un'invenzione del passato che molto probabilmente a noi toccherà in qualche modo recuperare. Allora, io volevo dire anche una, a proposito dell'inganno neoliberista, di questa ricostruzione che hai fatto su quali sono le radici della... di questo pensiero che si è insinuato anche nella sinistra, che credeva anche appunto nello Stato sociale. Si è insinuato il pensiero che non ce la può fare, che finanziariamente lo Stato non è capace di reggersi in piedi. Ecco, un'altra cosa, un'altra linea di pensiero che è stata molto, su cui soprattutto gli economisti hanno puntato, i macroeconomisti hanno messo proprio l'acceleratore negli anni 70, è stata l'idea che la moneta è neutrale. Cosa vuol dire? Che qualunque iniezione di moneta nell'economia non fa altro che aumentare i prezzi.
Queste cose ancora si insegnano nelle università di economia, a proposito di ruolo dello Stato. Nelle università di economia, nei corsi di base, le teorie che dicono che lo Stato serve a qualcosa non esistono. Esiste soltanto la teoria dominante che dice che lo Stato, tutto sommato, se può fare qualcosa, la fa nel breve periodo, perché nel lungo periodo succedono tutta una serie di meccanismi per cui dove si arriva è un equilibrio cosiddetto naturale o strutturale, mettiamola come vogliamo. La politica non ha alcun ruolo specifico, soprattutto i sindacati non hanno alcun ruolo specifico. Se vogliono alzare i salari, i sindacati, l'unico effetto che fanno è di fare pressione sui prezzi. Se lo Stato fa politica espansiva, per un po' arriva a ridurre la disoccupazione, ma poi aumentano i prezzi, e quando aumentano i prezzi la disoccupazione sostanzialmente, l'occupazione, che è ovviamente in eccesso rispetto al suo equilibrio naturale, deve in qualche modo rientrare. Queste cose si insegnano nei corsi di macroeconomia di base. Se uno vuole andare a studiarsi le teorie alternative, deve approfondire, forse il quarto anno di economia ci arriva, però per esempio già quando io studiavo economia c'era chi me le insegnava fin dal primo anno. Oggi c'è tutta una generazione di giovani che studia economia, e queste cose le impara fuori dall'università, non all'università. Anche questo vuol dire recuperare il ruolo dello Stato. Recuperare il ruolo dello Stato vuol dire cominciare a insegnare l'economia in termini diversi, visto che è centrale, ed è talmente centrale che, finché si parla di microeconomia ci sono un po' di teorie alternative, gli economisti sono un po' più liberi di pensare, ma quando si parla di macro, cioè di governo sostanzialmente, dei grossi processi, e lì i conservatori sono gelosissimi della loro teoria, e chi pensa in modo alternativo è escluso sempre di più dall'ambiente accademico e soprattutto dalla didattica. Ora, una cosa che mi lascia molte speranze è che c'è tutta la generazione venuta diciamo a maturità nel corso della crisi economica, quindi negli ultimi 10 anni, che si è informata fuori dalle università, anche quelli che hanno studiato economia, magari si sono iscritti all'università di economia per capire ma perché siamo spiombati in questa crisi a cui sembra che non ci sia fine, perché continuano a dirci che bisogna tagliare le pensioni per aiutare i giovani e intanto soffochiamo i nonnetti, che era l'unica forma di trasferimento intergenerazionale, che almeno loro la pensione ce l'avevano e potevano passare la mancetta ai giovani, che peraltro non hanno visto nessun aumento di prospettive occupazionali e nemmeno di salari per il fatto che sono state riformate, che è stato riformato il sistema pensionistico. Intanto la Fornero è ospite fissa di martedì. Tutta una generazione di vittime di questa situazione, in realtà io trovo, forse è una mia sensazione personale, trovo che sia molto più informata sulle teorie alternative e sul fatto che c'è uno scontro di idee su cui vale la pena investire, di quanto non sia informata invece la generazione dei 40-50enni e anni successivi, non i presenti naturalmente, qui presenti, però secondo me c'è un adattamento effettivamente, che secondo me ha descritto egregiamente Thomas, un adattamento di quella generazione che è stata formata negli anni fine 70, 80, 90 e primi 2000, a questa idea che lo Stato non può fare nulla, non si possono aumentare i salari perché si crea inflazione, lo Stato non può erogare servizi sociali perché non ha i soldi, la politica industriale è inefficiente e crea debito pubblico. Siamo arrivati a un contesto in cui la moneta non è più una moneta di Stato, ci ha tolto anche la sovranità nazionale, e questo ci viene descritto come un bene, perché se avessimo la sovranità nazionale noi creeremmo ulteriore debito pubblico, insostenibile, tutte questi discorsi qua. Quindi chiaramente noi siamo in un contesto in cui, secondo la teoria mainstream, non ci sono alternative, il famoso TINA, there is no alternative. Quindi siamo in un contesto che io non esito a definire di repressione, in cui lo Stato viene
sistematicamente represso, ma non nel senso che scompare, e qui torno al punto iniziale, nel senso che viene ricondotto a uno stato di ordine dell'Ottocento, per cui tutto ciò che avviene è deciso, o è deciso a livello sovranazionale, come facciamo noi paese piccolo a uscire dall'Europa, vuol dire isolarci, vuol dire non, così, non essere più, cioè essere una barchetta in balia dei venti, eccetera, eccetera. Insomma, allora questo è il contesto in cui noi ci muoviamo, e il punto è che noi, se vogliamo riabilitare il ruolo dello Stato, ci tocca anche parlare di Europa. Infatti noi in quella sottosopra abbiamo fatto i primi due weekend dedicati all'Europa, non a caso qui c'è un collegamento ovvio, perché purtroppo ci hanno portato in questa situazione. Noi credo che i qui presenti sono tutto sommato convinti cittadini europei, in un certo senso. Il problema è che l'Europa ha adottato un modello ottocentesco che poi, a pensarci bene, ha portato alla prima guerra mondiale, e quando non c'era lo Stato sociale si facevano le barricate, si facevano le rivoluzioni, c'è stato il 48, c'è stato il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, ci sono stati degli scontri violenti quando non c'era lo Stato sociale. La mia domanda, se volete, provate a rispondere voi se siete capaci, è perché oggi non ci sono le barricate, non ci sono come nell'Ottocento. Va bene, io direi che il mio commento era veramente a latere. Io ora rilascerei, farei un breve giro fra voi se avete commenti da fare, poi lasciamo anche un pochino il pubblico. Sì. E rispondo alla tua domanda, perché non ci sono le barricate? In parte perché la classe dominante è maturata, cioè preso coscienza del fatto che ha bisogno di tutta una serie di tamponi, di meccanismi che rendono socialmente accettabili le cose per riuscire a salvaguardare il sistema. E allora abbiamo che oggi, a differenza di un tempo, probabilmente, hai tutto un discorso di produzione culturale più pervasivo, o hai tutta una produzione di momenti, di subculture, di distrazioni che sono più, che riescono a penetrare molto di più all'interno degli strati popolari. Allo stesso tempo hanno la maturità di evitare di creare delle, come dire, deprivazioni troppo forti, troppo pesanti. Quindi si fa la fame, esatto. No, cioè la deprivazione ce l'hai, però hai una direzione più lineare, con meno scossoni, ecco. Cioè non ti ritrovi ad avere la gente che, non so, come succedeva nel Medioevo, che quando c'è qualche cosa che non va, la trovi che è morta la mattina con la bocca piena di terra perché si è messa a mangiare la terra, no? Cioè comunque qualche meccanismo di tampone ce l'hanno. Questo però, e questo va ricordato, non ha lo stesso livello, cioè questa capacità delle classi dominanti di gestire le classi subalterne non è uguale dappertutto. Non è uguale dappertutto perché non dappertutto c'è la stessa maturità, e perché soprattutto nei paesi più periferici le leve che le classi dominanti hanno per gestire le proprie popolazioni danno uno spazio inferiore. Ma questo non è una cosa nuova, cioè non è un caso che per esempio le rivoluzioni socialiste sono state spontanee, cioè sono avvenute senza il supporto di entità esterne in paesi che erano periferici. Cioè la rivoluzione socialista spontanea le hai avute in Albania, le hai avute in Russia, l'hai avuta in Mongolia, non l'hai avuta in Germania dell'Est, non l'hai avuta in Slovacchia. Lì è dall'esterno che il socialismo è arrivato. La stessa cosa vale oggi, nel senso che non dobbiamo pensare che il destino dell'Italia dipenda soltanto da ciò che avviene in Italia. Tu puoi benissimo avere che in Portogallo, Spagna, a un certo punto si creano delle criticità tali da creare delle ondate di malcontento, dei movimenti, dei cambiamenti del quadro politico che investono poi collateralmente anche magari paesi un po' più centrali, un po' più
come quello lì, che potrebbe essere considerata l'Italia. Quando noi tagliamo degli assi con l'estero, con la Spagna, con gli Stati Uniti, lo facciamo anche alla luce di questo, del fatto che un paese può cambiare anche in dinamica con l'estero, proprio a livello sociale. Quindi io penso che sia in parte per quello che non abbiamo ancora avuto, diciamo, una rivoluzione. Sì, perché io da attivista mi rendo conto che nel 2012, 2013, 2014 in realtà la gente era molto più... a guerra. Sì, era molto più pronta, disponibile ad accettare un discorso di rottura, ad accettare un discorso diverso, proprio di ribaltare il tavolo. Invece oggi è molto meno disponibile, infatti si è molto più addomesticata e anche il discorso politico secondo me si è molto decaffeinato anche a livello di corpi intermedi, solo che non sarà sempre così, ecco. Però no, penso che la domanda era giusta. No, vabbè, sì, sono completamente d'accordo con quello che dice Ivan, aggiungerei semplicemente che la gente oggi ha introiettato l'idea che non c'è alternativa. Questo credo che sia il punto centrale. Cioè, la gente, la propaganda è talmente martellante che la gente ha veramente introiettato l'idea che prendiamo, se facciamo un esempio in particolare dell'Italia, che veramente non ci sia alternativa, che non ci sia speranza per l'Italia, perché ha un debito pubblico altissimo per tutti i motivi che conosciamo. E questo è un dispositivo, diciamo, di controllo fortissimo, che se tu in primis che soffri la piaga della disoccupazione, della sottooccupazione, che fatica ad arrivare a fine mese, comunque hai accettato l'idea che tanto, come dire, questo stiamo pagando le colpe, le nostre colpe passate, o stiamo scontando il fatto che gli italiani sono antropologicamente destinati, no, all'impoverimento a causa di disfunzioni antropologiche nostre, quali la corruzione, il clientelismo e così via. E è chiaro che uno può arrivare a sopportare quasi qualunque cosa, o comunque a manifestare il proprio malessere non in maniera politica ma in maniera psicologica, cioè, e quindi lui manifesta il tuo malessere semplicemente soffrendo in solitudine sostanzialmente, e l'esplosione anche, diciamo, di tutta una serie di disagi mentali, malattie mentali, non solo in Italia, in tutto l'Occidente, è anche la cifra di questa cosa qua. Ovviamente il secondo elemento è la scomparsa della sinistra, quelle opere. Non ci sono più organismi politici, organismi collettivi che sono in grado di organizzare le masse, di organizzare la rabbia e di incanalarla verso un progetto alternativo, perché per tutte le ragioni che ho spiegato prima, la sinistra stessa non crede che un'alternativa sia possibile, e quindi si chiude il cerchio. Cioè, gli individui non lo credono, ma non lo credono neanche con le organizzazioni che un tempo erano quelle che si proponevano di mostrare ai singoli che un'alternativa è possibile. E quindi, poi tra l'altro, nel pensarci, la rabbia c'è, per esempio se pensiamo alle periferie francesi che sono state prodotto di cultura anche di attentati terroristi che venivano dall'interno, ecco, queste non sono le barricate, però è qualcosa di pre-ottocentesco addirittura, cioè di pre-moderno in un certo senso, di reazioni che sono, non oserei dire, di stampo fondamentalista religioso, di tipo medioevale addirittura, proprio perché risposte da parte, diciamo, di forze politiche o anche non politiche, sociali, progressiste, non se ne vedono, quindi vanno a cercare queste risposte bombarole in così sistemi che non si possono neanche tanto definire ideologici, sono proprio sistemi, fedi religiose, così. Ecco, questo per dire un estremo. Un altro estremo è la rinascita del razzismo, la rinascita del fascismo e di fenomeni in cui la popolazione esausta comincia a prendersela con lo straniero, ad affidarsi ai partiti, diciamo, lepenisti, così, che sono gli unici che provano
vagamente a mettere un po' in discussione anche questo, questo dogma per cui alla fine in tempi di globalizzazione non ci tocca fare nient'altro che adattarci a quello che dall'alto ci arriva.